Bentrovati a Toscana Parlamento, la trasmissione a cura della redazione di Italia 7 che tratta tutte le questioni legate ai lavori del Consiglio regionale della Toscana. Consiglio regionale della Toscana che in aula ha aperto un dibattito vero e proprio sul Green Pass, in particolare con una proposta del Presidente Antonio Mazzeo di richiedere per entrare in Consiglio regionale il certificato di vaccinazione. Il Green Pass anche per entrare in Consiglio regionale. Dalla ripresa dei lavori, dopo la pausa estiva, quindi a settembre, entrerà in aula soltanto chi è vaccinato o ha fatto un tampone nelle 48 ore precedenti alla seduta. È la proposta del Presidente Antonio Mazzeo alla conferenza dei capigruppo. Chi non vorrà farlo potrà seguire i lavori del Consiglio regionale dal proprio ufficio. Stiamo vivendo giorni ancora molto complicati, la variante Delta è arrivata anche qui da noi e questo, come dire, provoca ancora forte preoccupazione. Credo che la scelta del governo sia una scelta corretta e che anzi dobbiamo valutare nelle prossime settimane se anche sui mezzi di trasporto, nelle scuole sia necessario fare il Green Pass. Il mio appello alle cittadine e ai cittadini della Toscana è quella di vaccinarsi. Vaccinarsi non vuol dire difendere e tutelare solo se stessi, ma vuol dire tutelare tutti gli altri, tutti i cittadini. E questa è una scelta importante. Questo è lo strumento migliore per provare ad uscire da questa terribile pandemia. Poi l'appello è semplice in queste vacanze, siamo alla fine dei lavori consiliari, ci aspetta davanti un'estate in cui c'è voglia di socialità, però un appello e lancio alle cittadine e ai cittadini toscani di rispettare le poche regole che ci siamo dati, lavarci le mani, mantenere la distanza, continuare a usare la mascherina. Questo virus possiamo batterlo solo tutti insieme. Noi faremo la nostra parte e continueremo velocemente a vaccinare le cittadine e i cittadini della Toscana. La proposta del Presidente del Consiglio Mazzeo ha riportato tra i consiglieri il dibattito sul Green Pass. La logica ci dice, e l'unico punto su cui tutti i virologi concordano, è che la vaccinazione non ferma la veicolazione del virus, quindi il vaccino non ferma la circolazione del virus, ma limita gli effetti della malattia. Cioè, se tu sei vaccinato puoi comunque trasmettere il virus, ma hai meno probabilità di contrarre il Covid-19 in maniera forte, quindi di finire in ospedale, di intasare le terapie intensive o di arrivare alla morte. Quindi, se questi sono i dati, noi abbiamo bisogno in Italia di fare una cosa semplicissima, cioè di incentivare, di pregare, di spingere, di convincere a vaccinarsi tutti coloro che, qualora contraessero la malattia, hanno un rischio oggettivo di andare a intasare le terapie intensive, finire in ospedale o arrivare alla morte. Qua si fa un gran parlare di Green Pass, ma nessuno chiede come mai il governo non impone l'obbligo vaccinale agli anziani, se i dati ci dicono che gli anziani sono i più predisposti a contrarre in maniera seria la malattia. Perché se imponesse l'obbligo sanitario della vaccinazione agli anziani, qualora un anziano dovesse patire conseguenze dopo una vaccinazione, il governo italiano dovrebbe risarcire la famiglia. Dovrebbe pagare economicamente la famiglia a cui si è recato un danno. E allora alle spalle di tutto questo c'è soltanto la volontà di non spendere soldi, c'è soltanto una motivazione economica. È più facile fare l'ideologica campagna sul Green Pass piuttosto che raccontare come mai non è stato speso un centesimo per mettere in sicurezza i mezzi pubblici e tra due mesi saremo di nuovo a dire, a preoccuparsi del fatto che le scuole riapriranno e come per magia gli autobus torneranno pieni, che gli uffici riapriranno e come per magia le persone saranno la mattina a aspettare il tram e l'autobus per tornare in ufficio. Su quello non è stato fatto niente. La posizione della Lega sul Green Pass è che così com'è non va bene, va sicuramente rivisto. In particolar modo dobbiamo tener conto in Toscana del fatto che noi siamo comunque sempre l'ultima regione tra le 20 d'Italia per somministrazioni di vaccino effettuate a ciclo completo, quindi le due dosi, e soprattutto siamo sempre nelle ultime posizioni per quanto riguarda le dosi consegnate e le dosi somministrate. Quindi serve sicuramente una spinta in più sulla campagna vaccinale in Toscana, come
purtroppo abbiamo vissuto in questi mesi, la Toscana è sempre rimasta vincolata da quell'errore iniziale di non vaccinare da subito i più fragili e gli ultraanziani. E il Green Pass così com'è non va bene, va sicuramente rivisto, non possiamo essere favorevoli a questa disposizione così com'è. Noi siamo fermamente contrari al Green Pass per entrare nei bar e nei ristoranti, anche perché ci siamo posti un tema. Io vado, sono vaccinato, ho il Green Pass, vado a mangiare, ma dovrei avere anche la certezza che camerieri, cuochi, pizzaioli, ho la stessa certezza, devono avere il Green Pass. Invece così non è, non so se sono vaccinati e non so nemmeno se sono tamponati. Però quello strumento può essere uno strumento utile, per esempio, per entrare nei teatri, per entrare nei cinema, cioè per garantire a quei luoghi che sono stati chiusi fino ad oggi di avere una capienza piena. Guardate, gli aerei entri o con il Green Pass o con il tampone, ma lo fai a capienza piena. Non si capisce perché, se uno è tamponato e non ha il Green Pass, può andare a un teatro a capienza piena, può tornare al cinema a capienza piena, può andare a degli eventi sportivi a capienza piena. Allora sì, questo ha un senso. Naturalmente rimane per noi la libertà dell'individuo di scegliere, con la consapevolezza che dove finisce la tua libertà inizia quella dell'altro. Se uno non si vuole vaccinare, ha tutto il diritto di non vaccinarsi, ma naturalmente deve avere anche delle restrizioni alla sua circolazione. È stato importante rimodulare l'utilizzo del Green Pass così come è stato rivisto dal governo centrale. Sottolineo però che perché questo Green Pass possa essere uno strumento di sicurezza e non di limitazione per le persone, deve essere fondamentale che le regioni mettano a disposizione la possibilità di vaccinarsi per tutte le persone, per tutti coloro che lo vogliono. E devo dire che da questo punto di vista ci sono stati molti intoppi in Toscana per quanto riguarda l'accesso alle vaccinazioni, e questo quindi creerà una discrepanza in pratica tra quella che è la volontà di molte persone e quello che in realtà è stata la condizione in cui ci siamo trovati. Una nuova legge sugli incarichi regionale fa passi avanti per quanto riguarda la parità di genere in Toscana. La parità di genere in Toscana fa un balzo in avanti grazie alla nuova legge sugli incarichi regionali appena approvata senza voti contrari. Dopo l'indicazione della legge del 2009, oggi la Regione scrive che tutti gli organismi regionali di nomina e designazione devono avere parità di genere. In aggiunta sono introdotti nuovi strumenti per dare massima informazione riguardo agli incarichi che la Regione Toscana deve espletare. La questione di genere giustamente si pone anche all'interno del Consiglio regionale per quanto riguarda le nomine e altri aspetti. Credo che fondamentalmente sia necessario un salto culturale e mettere nella nostra società le donne nella condizione di poter competere e essere all'interno del mercato del lavoro, ma anche banalmente di quello che riguarda le attività del Consiglio regionale, le nomine appunto, e in condizioni di parità. Questo è il salto culturale che ci aspetta, deve essere aiutato anche con dei passaggi legislativi, ma deve essere appunto un aiuto che in questo momento serve a soltanto compensare delle carenze, ma lo vediamo positivamente in ogni caso. Allora, noi ci siamo astenuti su questa proposta di legge per un semplice motivo, non perché non condivisiamo naturalmente gli obiettivi che sono naturalmente perseguiti con questa proposta, ma solo perché veniamo da una settimana in cui i tempi ristretti non ci hanno consentito di approfondire un argomento importante anche alla luce, insomma, di quelli che sono gli eventi e di quella che è la sensibilità generale su questo tema. Avremmo voluto maggiore approfondimento e quindi abbiamo ritenuto che fosse lasciato aperto ancora uno spazio di trattativa con un voto di astensione che di fatto non pregiudica però un nostro contributo eventualmente a settembre migliorativo della legge, dove diciamo ci sono ancora degli aspetti che potrebbero essere più approfonditi e maggiormente limati. Ci siamo astenuti sulla proposta di modifica della legge perché per un semplice motivo, che continuo ad essere convinto che non servano le quote per garantire rappresentanza femminile, ma servono persone preparate e capaci. Fino ad oggi non c'era evidentemente una legge che imponeva una parità di genere. Fratelli d'Italia ha fatto 4 nomine in questa legislatura, 2 sono uomini e 2 sono donne. Non le abbiamo scelte per quote, ma abbiamo scelto le persone più capaci, e quando scegli le persone più capaci, casualmente viene fuori che le persone capaci sono sia uomini che donne. Qualcuno continua a pensare che per far sì che le donne partecipino alla vita politica servano le quote.
fatemelo dire, da rappresentante dell'unico partito in Italia che è guidato da una donna, mi sento di dire che evidentemente se uno è capace riesce ad affermarsi al di là dell'essere uomo o donna. Dopo essere stati bocciati in prima commissione, gli emendamenti del vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Scaramelli, ripresentati in aula, hanno trovato la condivisione di più forze politiche, anche di quelle dell'opposizione. Finalmente la parità di genere non diventa soltanto un principio né uno slogan, diventa fattiva, serve attuarla concretamente, un impegno concreto del Consiglio regionale, negli incarichi, nelle nomine, sia tecniche che politiche, in tutti i consigli, nelle consulenze, una presenza paritetica di donne e di uomini che consente di far emergere merito e qualità, ma soprattutto un coinvolgimento attivo e fattivo della Commissione Pari Opportunità rispetto a un processo di informazione, di comunicazione e di divulgazione di quello che diventa fondamentalmente un principio cardine che la Regione si impegna in prima persona ad attuare ogni anno nella ripartizione degli incarichi che vengono assegnati, e anche tenendo conto non soltanto elementi politici ma soprattutto elementi qualitativi e tecnici. Nuove forme di incentivazione economica nei confronti delle comunità locali, in particolare quelle montane, sono quelle contenute nella proposta di legge sui custodi della montagna. Presentata la nuova proposta di legge sui custodi della montagna, elaborata dal capogruppo del Partito Democratico Vincenzo Ceccarelli e dal consigliere Mario Puppa e sottoscritta da molti consiglieri del gruppo del Partito Democratico. La proposta prevede misure in favore dei soggetti che intendono avviare un'attività produttiva o riorganizzare un'attività già esistente nei territori dei comuni montani e introduce nuove forme di incentivazione economica per lo svolgimento di attività finalizzate alla cura e custodia dei luoghi e di carattere sociale in favore delle comunità locali. Tante le aree della Toscana interessate, dalle Apuane al Casentino, dalla Val Tiberina alla Garfagnana, alla Miata, dall'Appennino Pistoiese al Mugello, con il limite minimo dei 600 metri di altitudine. Avere delle attività, per esempio la piccola bottega in montagna, significa avere un punto di riferimento non soltanto di carattere commerciale ma anche di carattere sociale, un punto di riferimento che significa mantenere la vita in questi territori che spesso sono territori molto poco popolati. E poi la possibilità di avere un riferimento di carattere sociale per la popolazione, che è spesso una popolazione anziana, e per un territorio che ha bisogno di essere tutelato, mantenuto e salvaguardato. Noi pensiamo che questa opportunità, messa assieme ad altre iniziative che la Regione oramai sta prendendo a favore dei piccoli comuni, a favore delle aree interne, possa veramente contribuire a invertire questa tendenza allo spopolamento e invece far riscoprire queste aree che sono fra l'altro più del 60% del territorio della Toscana, dove comunque vivono più di 1.200.000 persone che hanno diritto di poter avere le opportunità che invece si hanno anche in altre situazioni. La Toscana Parlamento è tutto, l'appuntamento con i lavori del Consiglio regionale torna la prossima settimana, grazie per averci seguito.